parlando di come trovo l'ispirazione per scrivere le canzoni, penso potrei stare qui a parlare per ore, perché in realtà è una cosa a tratti molto semplice ma anche molto complicata. Io sono Flavio, in arte Gazzelle, sono un cantautore e niente, questo. A 6 anni ho scritto la mia prima canzone. Mio padre mi ha regalato una tastiera giocattolo piccola, mi ha insegnato a fare 2 accordi. E io mi è venuto automatico scrivere una canzone. Poi, ovviamente, al liceo ho iniziato a fare proprio canzoni, chitarra e voce nella mia camera, però non l'ho mai detto a nessuno. Era una cosa più mia, cioè il mio sfogo. Tornavo a casa, mi scrivevo le mie canzoni e me le canticchiavo per me. Lo sapevano solo i miei genitori perché vivevamo nella stessa casa. È andata così fino più o meno a 22 anni, appunto, in cui ho organizzato un piccolo concertino in un pub. Così ho detto, così almeno lo dico a tutti, una volta sola. Ero timido su sta cosa, ero un po' chiuso, capito? Perché comunque le mie canzoni, anche quando ero più piccolo, sono sempre state comunque molto intime, quindi cantarle ai miei amici storici per me è stato proprio tipo levarmi i vestiti, cioè mi sono spogliato. E da lì però ho iniziato a prendere un po' di autostima su questa cosa. Di là, insomma, ho una stanza, diciamo il mio studio, però è la mia tana dove scrivo le mie canzoni. Ma se vuoi ti ci porto. Cioè inizio a suonare una cosa, se mi piace ci metto sopra delle parole. Quindi parto comunque, diciamo, prima dalla musica in un certo senso, cioè inizio a fare un giro. E se succede bene, se no spengo e me ne vado. Da quando sono piccolo, diciamo dai 14 anni fino ai 25, la maggior parte delle canzoni le ho scritte mentre guidavo il motorino, per farti capire. Cioè senza foglio, senza penna, senza chitarra. E quello era diventato il mio modo migliore per cercare l'ispirazione. Poi crescendo, eccetera, diciamo ho iniziato a scrivere molto a casa, nella mia stanza che era molto piccola. Quindi ho messo sta tastiera lì, sulla scrivania davanti alla finestra e mi mettevo là e scrivevo le canzoni. Ovviamente vivendo coi miei era un po' più, avevo dei limiti, cioè non potevo scrivere una canzone al pianoforte alle 3 di notte, no, eccetera. Questo è il motivo per cui ho detto voglio andare via da solo, cioè io voglio andare via da solo per fare un disco, ma per lo più per avere un'indipendenza creativa in un certo senso. Mi piace scrivere da solo, perché è una cosa per me molto intima, cioè in senso. Ci sono state anche volte in cui mentre scrivo una canzone ho pianto. Ho sempre fatto questa cosa di scrivere canzoni. L'unica differenza è che adesso tu lo sai e altre persone lo sanno. L'unica cosa veramente che ha fatto la differenza appunto sono state le orecchie delle persone. Appena ho, cioè, aperto la porta della mia anima in un certo senso, le cose sono iniziate a succedere.